Mattinata densa di emozioni al commissariato del governo di Trento per la consegna delle medaglie d'onore ai figli e ai nipoti degli ex internati nei lager nazisti. Al centro il senso profondo del loro sacrificio. Francesco Macaro. Passare ai giovani il testimone di ciò che è stato, partendo dalla consegna delle medaglie d'onore per gli ex internati e deportati nei lager nazisti dopo l'armistizio del 1943. Lucido il pensiero del commissario del governo di Trento, Sandro Lombardi, lucidi i suoi occhi, come quelli degli eredi di Guglielmo, Celeste e Renato, Marino, Giuseppe, Ottavio, Giuseppe e Luigi, i sette italiani vittime di patimenti a causa dell'odio e della guerra. A ritirare per loro il riconoscimento postumo figli e nipoti. Sguardi che spiegano la difficoltà di farsi raccontare le sofferenze. Dei patimenti mio padre ne parlava poco, un po' perché mancava il tempo, ma soprattutto perché si chiudeva quando io piccino chiedevo a lui. Ho fatto sto diario al quale mio padre l'ha firmato per i figli e per i nipoti, e quello mi fa piacere che almeno qualcosa ho raccontato. Sono sempre meno i testimoni viventi, ma il senso profondo del sacrificio di un papà o di un nonno, custodito in una medaglia con nome, cognome e un cerchio di filo spinato, resta quanto mai attuale. L'hai conosciuto, tuo No, l'ho nonno? solo incontrato con le testimonianze di mio padre e niente, mi ha sempre toccato i suoi discorsi e adesso lo ringrazio per averci dato questo attimo di felicità.